Buongiorno ancora a tutti, eccoci qua ancora alla Fiera Ambiente Lavoro di Bologna 2023. Siamo con Paola Samoggia, che è direttrice artistica di Magem, che è una società di Produzione produzione multimediale. multimediale. Bene, quindi Paola, Ciao. di cosa vi state occupando? Qual è il progetto che avete in corso attualmente? Allora, noi abbiamo questa società e da un po' di anni ci stiamo occupando di una grande campagna di sensibilizzazione sul tema della dignità e della sicurezza sul lavoro, e che sono poi i goal dell'Agenda 2030, che sappiamo tutti essere importantissima come obiettivo delle Nazioni Unite. Abbiamo realizzato dei cortometraggi e ci occupiamo di portarli in giro sia in film festival che in altre manifestazioni, sia del settore, di addetti al settore, ma anche all'esterno, quindi in concerti, in eventi con ordini professionali, con un pubblico normale che non è abituato a parlare di questi temi, affinché anche il tema della sicurezza venga affrontato non solo sulle prime pagine dei giornali quando c'è qualche tragedia, ma nella vita comune di tutti noi. Certo, quindi qual è il ruolo della comunicazione in ambito di divulgazione per la sicurezza sul lavoro? Noi siamo assolutamente convinti che ci sia bisogno di una grande rivoluzione culturale affinché il tema della sicurezza diventi un tema di cui si possa parlare normalmente senza scandalizzare, ma che diventi un tema ordinario come lo è stato per la rivoluzione green e per tanti altri temi che sono stati affrontati con un'unione tra gli assessorati e tutte le istituzioni della cultura e gli addetti al settore. Quindi anche in questo caso noi lo vogliamo fare e abbiamo trovato tante partnership. In questi mesi abbiamo al nostro attivo un fiore all'occhiello di cui siamo molto orgogliosi, perché è il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna, che racchiude le eccellenze dell'industria del nostro tessuto, ha dedicato una stanza ai nostri cortometraggi, e quindi abbiamo un'installazione dove possiamo mostrare tutta la nostra videoarte, poi videodanza, proprio per cercare di sensibilizzare le persone che vanno a vedere questo museo su questo che noi consideriamo un patrimonio immateriale della nostra regione, e comunicarlo con l'arte è sicuramente più semplice che comunicarlo con solo delle norme, delle leggi e dei cavilli. E abbiamo avuto dei ritorni molto interessanti e speriamo che questa proposta artistica, come anche questa bellissima mostra che vediamo qua con le tue fotografie, possa supportare questo tema che è così ostico per tanti. Bene, quindi la mostra al museo quando è aperta, quando sarà disponibile? La mostra al museo è già aperta, l'hanno prorogata fino al 15 di novembre, e tutti i giorni ci sarà il Museo del Patrimonio di Bologna, del Patrimonio Industriale, e ci sono sul sito del Comune di Bologna del museo anche tutti gli orari, aperta tutti i giorni. Bene, quindi se potete, siete di passaggio, vi Sì. invitiamo a visitarla. Noi ringraziamo Paolo di Magem Grazie. e vi ricordiamo che per contattarci il numero verde 800 180 943 e di consultare il nostro sito www.anmil.it. Intanto grazie mille, da Radio Anmil Network è tutto. Ciao! Grazie, ciao.